Daniela Carlà, a margine del convegno di oggi, 20 settembre, quali sono le valutazioni, quali le tue considerazioni? Oggi abbiamo voluto fare il punto sui risultati ottenuti, nel merito e nel metodo ci è sembrato importante. In effetti noi pensiamo per esempio che la discussione all'origine nella legge elettorale, il primo testo, non conteneva nessuna norma sulla declinazione rispetto alle garanzie di genere, ora ci sono delle importanti acquisizioni, quindi siamo soddisfatte, dei risultati ci sono stati e altri ce ne potranno essere. Avevamo un duplice obiettivo, fare il punto e vedere di nuovo cosa c'è in giro, ma insomma il nostro è un discorso di impegno sul terreno della democrazia, anche questo penso che ci caratterizzi. Noi abbiamo detto, se non è paritaria non è democrazia, ma diciamo anche il contrario, diciamo anche che le donne hanno bisogno della democrazia e in questo momento io credo che le donne siano il soggetto politico che hanno la responsabilità storica di allargare i confini della democrazia e di renderla credibile. Io ricordo che quando all'inizio abbiamo cominciato a occuparci del tema ci dicevano è un tema poco attraente, parlate d'altro. Ecco, a distanza di un po' di tempo devo dire che il tema è diventato più attraente, nel senso che ci sono più persone, non solo tra i politici, ma anche nel mondo della cultura, nel mondo della società civile, che hanno compreso, grazie a noi, non voglio avere l'ambizione di dirlo, ma forse con noi, che hanno compreso che il tema del rafforzamento della democrazia nel nostro paese non è un tema desueto, altrimenti mi devono spiegare del perché ci sia tanta passione sulla questione delle riforme istituzionali. Noi dibattiamo con passione, qualche volta troppo, qualche volta con un tono che non ci piace rispetto alle varie soluzioni di ingegneria istituzionale rispetto alla riforma costituzionale, perché abbiamo capito che il tema della sede, dei luoghi, delle forme, della democrazia è un tema attuale. Abbiamo cercato anche di contribuire a questa consapevolezza.